Tutti ormai ne conoscono il nome, Gaetano Fichera. Molti ne sanno anche la storia, non tutti, ed ecco perché ci proponiamo di raccontarla, quella del primo presidente del Cagliari, colui che insieme ad Antonino Zedapila sconvocò la prima riunione. La prima sorpresa, per così dire, è il fatto che non sia nato a Cagliari, ma è nato a Catania, è un siciliano, l'8 marzo 1880. Il padre si chiamava Filadelfo, la madre Anna Gallo. La sua carriera è improntata immediatamente verso la medicina. Studia a Roma medicina e chirurgia, appunto, con tanti illustri insegnanti. Si forma quindi nel migliore dei modi per un settore specifico. Con lo sport inizialmente non ha proprio niente a che fare. Nel 1903, ad appena 23 anni, Gaetano Fichera si laurea. Nel 1906 acquisisce la libera docenza in patologia generale. 3 anni dopo, nel 1909, in patologia chirurgica. È proprio in quest'ultima materia che lui nel 1912 partecipa e vince il concorso indetto dall'Università di Cagliari. Si classifica terzo, al terzo posto comunque tanto da poter iniziare a lavorare nel capoluogo sardo. Il contatto di Gaetano Fichera quindi con la Sardegna avviene attraverso il suo lavoro, appunto quella di libero docente di patologia chirurgica. Quando arriva a Cagliari trova una città che si sta in qualche modo urbanizzando. Ci sono i primi tram, quello che porta al Poeto, quello che porta nei centri extraurbani, ci sarà quello successivamente nel 1915 che addirittura all'interno della città, quelli sono due linee ferroviarie che permetteranno di poter servire l'intera città. Chiaramente Cagliari è un po' un'isola come tutte le città rispetto a quello che trovi in periferia, basta varcare il confine e trovi una sorta di medioevo nel paragone con la grande città, ma è anche una città che è virtuosa, vuole crescere, si pone degli obiettivi, cerca di imitare anche tutto quello che vede nelle città moderne di quel periodo, all'inizio Novecento. Un po' tutti stanno cercando di abbellirsi, di utilizzare anche la tecnologia che nel frattempo ha avuto grandi sviluppi per far crescere civilmente tutto il tessuto urbano. Ecco, Gaetano Fichera trova una città di questo tipo, che però è anche una città che sente già i venti di guerra, perché siamo alla vigilia di quello che sarà il conflitto, il primo grande conflitto del XX secolo. Che cosa c'entra Gaetano Fichera con il calcio è ancora un mistero, e probabilmente qui dobbiamo andare a immaginare che cosa succede. Un po' come in tutte le università d'Italia, il calcio è una delle materie sportive che è arrivata come forma ludica dello sport. Cioè, mentre lo sport della ginnastica, tutti gli altri sport che in quel momento si praticavano, che erano in larga parte sport individuali, erano formativi quasi all'addestramento dei militari, servivano comunque a caratterizzare quella che era una forma di addestramento, lo sport ludico per eccellenza stava diventando appunto il football, come si chiamava. Noi a dire il vero avevamo trasformato quella parola inglese in una parola sarda, su football, che diventa poi addirittura l'acquisizione del termine, del primo termine che identifica il calcio in Sardegna, tanto che lo stesso Cagliari si chiamerà poi successivamente Football Club Cagliari, con questa denominazione. Non si parlava ancora di calcio con la parola italiana. Dove poteva aver visto il calcio il Fichera è probabilmente facile da dedurre: nella stessa Catania. Catania era un po' più avanti rispetto a Cagliari, ma nella stessa forma aveva visto arrivare il calcio attraverso quelli che erano gli inglesi. In questo caso c'era una compagnia marittima che faceva capo a Sutherland, che aveva tanti marinai catanesi che ne facevano parte, e organizzarono, anche se furono quasi tutti dei calciatori inglesi, una partita a Catania nel 1901 per dimostrare qual era l'abilità nel calcio, per far conoscere quasi questo nuovo sport, che peraltro non aveva neanche delle regole chiare, ben stabilite. Un po' dappertutto si giocava, ma con forme diverse, con delle regole che cambiavano, un po' quello che capita quando si gioca a carte con il pinacolo o con la pinella, che a seconda della famiglia
seconda della città ci sono delle regole che cambiano, anche se poi in generale delle regole fondamentali sono basilari per tutti. Ecco, Fichera, essendo uno che frequentava gli ambienti universitari ed era uno che si dedicava con grande passione al suo lavoro, quando doveva staccare la spina probabilmente si dedicava al calcio. Non era uno sportivo, non abbiamo traccia di sua attività sportiva, ma probabilmente andava a seguire queste partite che lo entusiasmavano e che coinvolgevano in molti casi, e lo capiterà anche a Cagliari, quelli che fanno parte dell'ambiente universitario. Saranno studenti quelli cagliaritani, probabilmente erano colleghi studenti quelli precedenti che lui ha conosciuto a Catania. Anche andando a studiare quello che è lo sviluppo del calcio catanese, non compare Gaetano Fichera. D'altronde si è trasferito prestissimo per i suoi studi a Roma ed è molto probabile che lui non è stato protagonista dello sport nella sua città natia. È quando arriva a Cagliari che si avvicina allo sport. A Cagliari come era nato il calcio? Era nato in una partita promozionata peraltro da un collaboratore dell'Unione Sarda, Tullio Zedda, che era anche uno studente di diritto, che organizza la partita in Piazza d'Armi. Piazza d'Armi ve la dovete immaginare come uno sterrato immenso dove non ci sono chiaramente delle strutture sportive già predisposte, dove vengono piazzate due forche in lontananza e chiaramente quello diventa il campo di calcio. Tullio Zedda nel giornale avrà modo di reclamizzare questa partita di football che aprirà la storia del calcio in Sardegna, 27 aprile del 1902, e nei giorni precedenti ma anche nei giorni successivi si parlerà a lungo di questa partita, che finirà peraltro con un punteggio di 1-0, è già un punteggio rassicurante, perché in futuro, quando si giocherà poi una seconda gara contro dei marinai inglesi che approderanno a Cagliari, la partita durò addirittura 3 giorni, perché era stata stabilita la regola che si dovesse arrivare al 3-0, un po' come quando si giocava per strada e i calci d'angolo valevano un gol a seconda del numero. Insomma, il calcio era un calcio pionieristico, era ancora vissuto come passione di chi frequentava l'università comunque o di chi era già un atleta, perché l'altro aspetto che caratterizza il calcio di quel periodo è che questa disciplina di squadra nasce all'interno di associazioni dove ci sono discipline individuali, lo abbiamo detto prima. Ad esempio il Torino è lo sviluppo praticamente di una società di ginnastica. Le società di ginnastica sono molto spesso le società che poi aprono un ramo calcistico all'interno della stessa struttura, cosa che non avverrà a Cagliari, anche questo è motivo di analisi. Quindi praticamente gli atleti del canottaggio, della ginnastica, di chi faceva altri sport e gli stessi studenti sono coloro che ogni tanto per passione si dedicano al calcio, a questa nuova disciplina di squadra che ha una forma ludica molto più marcata, che permette di divertirsi e che peraltro per la prima volta ha un risultato che non dipende da un solo individuo ma dipende dall'insieme, e anche questo è un motivo nuovo. Questo è il quadro quindi cittadino che trova Fichera quando arriva a Cagliari. Ma chi era Gaetano Fichera oltre al docente di patologia chirurgica? Era un medico che già si era comunque votato alla ricerca. Una delle sue curiosità maggiori era legata ai tumori, tant'è vero che aprì una rivista che si chiamava appunto Tumori e che cercava di studiare dal punto di vista biologico quali fossero le ragioni di questo, dei tumori appunto, di questa malattia, tanto da poter cercare di scoprire anche quali contromisure poter adottare per poter ridurre gli effetti della malattia o addirittura annullarli. Quindi era già un personaggio che quando arriva a Cagliari, pur essendo poco più che trentenne, ha un suo ruolo, ha una sua dimensione, è un pezzo grosso, chiamiamolo così, della medicina. Non si tratta di un medico qualunque che ogni tanto quando ha tempo va a giocare al calcio oppure si ritrova con gli amici, ma si tratta di un grande luminare che a Cagliari arriva nel periodo in cui sta sviluppando la sua grande carriera e che già ha posto basi solide per diventare un grosso personaggio nel panorama italiano, non a livello sportivo ma a livello medico. Nel 1915, ricordo che Fichera è arrivato a Cagliari nel 1912, c'è l'esigenza di un primo ospedale da campo. Il primo ospedale da campo viene realizzato, viene organizzato in Piazza del Carmine, e a dirigere l'ospedale di campo è proprio Gaetano Fichera.
Società di calcio in quel periodo in Sardegna, parliamo del 1915, ce n'erano già un paio, e soprattutto nel nord della Sardegna. Si giocava il torneo Sardegna ed era già nata la Torres, sull'onda di quella che era stata poi la fondazione dell'Ilva Maddalena. Anche in questo caso stiamo parlando comunque di militari che arrivavano d'oltremare e che avevano portato il calcio. La Torres nel 1905 aveva seguito un po' l'onda, era una delle squadre che si contendeva il primato proprio con l'Ilva Maddalena di quel periodo. Il Cagliari chiaramente giocava ancora a livello amatoriale, e forse questo è uno dei bisogni che si sente in città, cioè diversi atleti delle quattro società principali che poi saranno le madri, diciamo, del Cagliari, sono atleti che a un certo punto cercano di capire come poter primeggiare, come poter concorrere con le altre società che stanno nascendo in giro per la Sardegna, ma anche probabilmente in giro per l'Italia. Ed ecco che è in questo modo che nasce probabilmente l'idea di fare una sovrastruttura. Perché parliamo di sovrastruttura? Perché così come è capitato nel resto dell'Italia, si poteva tranquillamente trasformare l'ansicora ginnastica anche nell'ansicora calcio, o la canottieri chinusa anche in chinusa calcio, così l'arborea ginnastica. Invece l'idea che viene ad Antonio da Pilas e a Gaetano Fichera è quella, e probabilmente anche a chi stava alle spalle loro, perché già c'erano tanti giocatori, c'era Giorgio Mereo ad esempio, che diventerà uno dei grandi personaggi della prima parte della storia, l'avvocato. C'è già il cannoniere Figari, che aveva giocato alcune partite prima ancora di giocare la prima partita in assoluta con il Cagliari e diventare uno dei cannonieri. Quindi l'esigenza di trovare una società nasce in tutti questi protagonisti, che scelgono di non dare il nome di una delle società che già esistono a Cagliari, ma di fare qualcosa che sia al di sopra e che porti il nome di Cagliari. Qui sorge anche l'esigenza di un certo patriottismo, chiamiamolo così, o di una simbologia. La società che deve nascere deve essere al di sopra delle parti, non deve essere contaminata, non ci deve essere un disequilibrio, deve garantire a tutti quelli che sono appassionati di calcio che non ci sarà un orientamento verso una società invece che un'altra. E quindi ecco che viene affidata a Gaetano Fichera questo compito. Lui non è all'interno delle società, Antonino Zedda Pilas invece è socio ad esempio della canottiera di Chinusa. Gaetano Fichera ha il compito di diventare il garante di questo bisogno di avere una società di calcio, e lui questa cosa la interpreterà nel migliore dei modi. Lavorerà insieme ad Antonino Zedda Pilas proprio per fare in modo che si pongano le basi perché nasca una società che sia una società che rappresenti tutti, che abbia il nome di Cagliari e che abbia i colori di Cagliari. Anche a questo proposito è giusto puntualizzare, ci saranno poi polemiche anche recenti relativamente alla maglia adottata, però il Cagliari fin dall'inizio, o meglio i giocatori del Cagliari fin all'inizio, vengono chiamati il rosso-blu perché portano con il nome Cagliari anche il nome e il colore della città. Quindi i colori non possono essere il nero-azzurro o il bianco che viene utilizzato in alcune partite. I colori sociali sono il rosso-blu, indipendentemente dal fatto che poi si abbiano le maglie giuste per poter rappresentare quei colori. La denominazione della squadra è Cagliari, i colori sociali sono il rosso-blu, indipendentemente dalla divisa che adottano. Anche la scelta della sede dove tenere la prima riunione, il 30 maggio, quella che viene identificata come la data di fondazione del Cagliari, è una scelta che vuole essere al di sopra delle parti. Si sceglie non una sede di società già esistente, ma il Cinema Eden, di proprietà di Natale Ilario, uno dei calciatori che poi giocherà la partita dell'8 settembre, quella che è stata identificata come la gara di debutto del Cagliari Football Club. Ci si riunisce sapendo già tutto quello che si deve fare, avendo già la scaletta dei programmi per poter arrivare a fondare la società, e con le idee chiare anche su quelli che saranno i soci, su quelli che saranno i componenti del consiglio di amministrazione, su quelli che avranno cariche all'interno della società e anche su tutti quelli che saranno i calciatori disponibili per poter giocare la prima partita, che è in prospettiva, all'orizzonte, è già fissata per l'inizio della stagione, l'8 settembre del 1920. Quindi prima riunione al Cinema Eden per stabilire un po' il calendario degli incontri. 30 giugno poi ci si ritrova per lo statuto e successivamente per la nomina di presidente e diversi altri ruoli. Se le prime due riunioni vengono fatte al Cinema Eden, la terza viene fatta nella Darsena di Susiku del Porto. Perché viene fatta nella Darsena? Viene fatta nella Darsena dei Canottieri per una ragione specifica. Si dice per il gran caldo, il primo agosto è una domenica e si pensa quindi che è preferibile in quel periodo
trovare un posto più fresco, vicino al mare dovrebbe essere così. Ma qualche altro dice anche che per non far dei danni a Natale Ilario, perché di domenica il cinema Ellen produce, e occuparlo per una riunione sarebbe stato un po' danneggiare il proprietario per quella data. Ed ecco che la scelta ricade su un posto che è vicino sì ai canottieri di Chinusa, che vengono poi identificati un po' anche loro come i padri del Cagliari, ma lo si fa in questo caso semplicemente di comune accordo per fare in modo che non ci sia nessuno che ci perda qualcosa nella terza occasione, nella terza riunione, quella che nomina Gaetano Fichera presidente, Antonino Zedda Pira se lo nomina invece vicepresidente, e poi le altre cariche, gli altri ruoli che verranno distribuiti, tenendo conto poi del solito equilibrio. Dentro il consiglio di amministrazione ci sono rappresentanti di tutte e quattro le più grandi società cagliaritane del momento: la ginnastica con l'Ansicora e l'Eleonora d'Arborea, i canottieri di Chinusa e la Raninantes per quanto riguarda il canottaggio. Della prima partita ne abbiamo parlato, era stato identificato lo stallaggio Meloni come sede della prima gara, una gara a cui non parteciparono certo tantissime persone, non ci fu tutto questo movimento di popolo, ancora ripeto il calcio era una cosa elitaria riservata a pochi. Si giocò lo stallaggio Meloni, che non era un campo di calcio, erano proprio delle stalle che erano distribuite in forma rettangolare al cui centro c'era lo spazio dove poter giocare una partita di calcio, e fu la celebre partita tra Cagliari e Torres che diede inizio alla storia. La storia che Gaetano Fichera vive per un anno solo, perché poi nel settembre successivo abbandona Cagliari. Non abbandona il Cagliari, abbandona Cagliari. Questo dimostra anche che il suo impegno per quanto riguarda la squadra rossoblù era un impegno senza nessun tipo di interesse. Lui ha fatto l'allenatore per la prima partita, sarà ancora protagonista del Cagliari per quelle gare che serviranno nel torneo Sardegna, nel primo torneo Sardegna, ma poi quando la carriera chiama, e in questo caso ci sarà una vincita di altra cattedra da altra parte che lo porterà ad abbandonare Cagliari nel 1921, ecco che lui lascia anche il Cagliari. Quindi lo ha fondato, lo ha fatto per passione, lo ha fatto per amicizia, ha dato un contributo a tutti quelli che erano gli amici che volevano creare la società, ma non era certo ambizioso o in modo tale da poi decidere che per rimanere presidente del Cagliari dovesse abbandonare tutti i suoi progetti professionali, che invece vanno avanti e vanno avanti anche con grande profitto. Patologia chirurgica, questa è la materia di Gaetano Fichera, che vince la cattedra a Messina nel 1921, ed ecco il motivo del suo trasferimento, e poi vince anche il concorso a cattedre a Pavia, Università di Pavia, dove resterà dal 1923 al 1930. In questo caso sviluppa tutte le sue ricerche relativamente appunto ai tumori, alla malattia del cancro. Ricerca che nel 1930 lo porta addirittura a rinunciare alla cattedra di Pavia per dedicarsi esclusivamente allo studio. Praticamente lui elabora una nuova teoria, la chemioterapia istogena, per tentare di combattere i tumori. Quindi, come vedete, la sua passione principale non è tanto quella di insegnare materie già conosciute, ma quella di ricercare ulteriori dettagli, ulteriori scoperte. È quello proprio di andare a trovare il progresso nelle cose che sta facendo. È un personaggio che da questo punto di vista merita di essere conosciuto, al di là dell'essere semplicemente il fondatore del Cagliari Calcio. Cioè, non conoscendo tutti questi aspetti, pensi a un qualsiasi medico, come ho detto in introduzione, che si dedica al calcio e che per passione fa questo, ma senza avere grandi altri obiettivi. Invece stiamo parlando di un luminare della scienza medica in Italia. Insomma, Fichera apre un canale nuovo per la ricerca sul cancro, ed è per questo che oggi noi troviamo una via dedicata a Gaetano Fichera. Via Gaetano Fichera. Molti penseranno, sì, il fondatore del Cagliari. No, in questo caso è dedicata al medico. Non si trova a Cagliari, magari potremmo dedicarla anche a Cagliari, visto il centenario, ma si trova a Milano, a testimoniare ancora di più che colui che è stato il padre del Cagliari non è un personaggio qualunque. Il Cagliari ha un grande padre, si chiama Gaetano Fichera. D'ora in poi potremmo anche pronunciarne il nome con orgoglio, perché al pari di grandi campioni che sono arrivati al Cagliari in altra veste, da calciatori, da presidente e allenatore, il primo presidente del Cagliari è un grande uomo.